Liviu, Giampi, Davide, Amedeo, Giulia, Eleonora, Leonardo DJ, Carolina, Alice, Gloria, Claudio, la nonna, Alessandro, Marek, Federico S, Rira, Andrea, Matt Johnson, Lorenzo, Leonardo S, Stefano, Texuler Eyes, Leonardo O, Federico F, Daniele, DMT, Salvatore, Matteo. Grazie, grazie, grazie di cuore per il vostro supporto. Grazie di cuore ai superuomini e alle superdonne di questo canale. Se vuoi diventare superuomo anche tu, ti basta aderire alla mia pagina Patreon. Per farlo, clicca sul link che trovi nel primo commento, www.patreon.com/mistermichelista. Oppure, se preferisci, puoi farlo abbonandoti al mio canale YouTube, cliccando ovviamente qua sotto sul tasto abbonati. Oppure ancora, se preferisci, contattami in privato per aderire mediante PostePay, PayPal, bonifici o altri metodi. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Quasi quasi d'ora in poi io inizio così i video. Cambio l'intro. Sigla. Ragazzi, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Allora, oggi voglio parlare di settembre. Guardate i miei occhiali, meravigliosi. Questo è un appendiocchiali. Voglio parlarvi di settembre. E per questo mi addentro nella foresta più oscura, camminando all'indietro, senza badare ai pericoli. Sento delle voci molto preoccupanti. Allora, settembre. Forse sarà quest'aria di settembre, so solo che vorrei sognare sempre. Ma poi perché di colpo tutto non è facile? Settembre è il mese più brutto che ci sia. È un mese orribile, è un mese nefasto, è un mese sfigato, è un mese obbrobrioso, aberrante, scandaloso, inaccettabile. Perché? Non per quello che rappresenta in sé stesso, ma per quello che significa in un'ottica più ampia. Addentriamoci, che sento umani, sento belve umane in avvicinamento. Io fuggo. Perché il mese... Ma state zitti, che non avete un cazzo da rispondere. Stanno parlando di crocchette. E sicuramente non sono crocchette per gatti, crocchette di patate. Mamma mia, almeno fossero per gatti. Vabbè. Allora, perché? Perché anche se di per sé parliamo di meteo, parliamo di clima, parliamo di atmosfera, di per sé è ancora un bel mese. Sono qua a maniche corte, pantaloncini, freschezza, posso dormire nudo, posso uscire in balcone nudo, bello. Ma qual è il problema? Il problema è che è la fine della bellezza a settembre. Ottobre è imminente. Novembre è dietro l'angolo, dicembre è già qui. E allora settembre rappresenta la fine del periodo migliore, che è maggio, giugno, luglio, agosto e settembre stesso, però è la fine. E allora io preferisco un mese come marzo rispetto a settembre. Marzo è più bello di settembre, anche se marzo non mi piace. E questo è il paradosso, potrebbe sembrarvi, ma non lo è. Marzo non mi piace, settembre è più bello, ma in realtà preferisco marzo a settembre. Perché marzo è ancora freddo, è ancora lugubre, è ancora umido, giacconi, falponi, termosifoni. Però sai che il peggio è passato. È passato febbraio, è passato gennaio, è passato dicembre, è passato novembre. Il peggio è passato, dietro l'angolo c'è la festa. La festa che ancora non c'è, ma ne senti il profumo. Eccolo qui, il profumo. Ancora devi patire un pochino, ma sono le ultime sofferenze. A settembre ancora godi, ma sai che sei lì, sei già, sei ancora in orgasmo. Però l'orgasmo è al termine. E che c'è dopo l'orgasmo? C'è il niente, fino all'orgasmo successivo. E però devi aspettarti un bel po' di tempettino. Tempettino, non si dice me ne frego. Io chi farebbe i video facendo questi gesti? Mi invento i gesti invitati. Devi aspettarti ottobre, magari la prima metà non è ancora così male, però a fine ottobre, tutto novembre, lungo dicembre, e già non ne puoi più, perché così è, no?
novembre, dicembre, sono due mesi, però non ne puoi più. I tre mesi estivi volano, i due mesi novembre, dicembre non passano mai. Non ne puoi più e ancora manca tutto l'inverno, perché in realtà il 21 dicembre inizia l'inverno. E quindi poi c'è tutto gennaio, tutto febbraio. Marzo, ma che lo devi ancora vivere. Cioè, marzo non è brutto di per sé, ma quando sei a novembre, marzo è ancora lontano, è ancora freddo. E allora, viva settembre? No! Abbasso settembre e viva marzo! Viva marzo, anche perché è nato il sottoscritto, il 10 marzo del lontano 1786. È nato questo individuo qui, che non è solo un individuo, è un dio sceso in terra. Con tutto il rispetto per questo dio sceso in terra, perché paragonarlo a Dio è un po' sminuente, però oggi voglio essere umile. E allora, cosa facciamo? Settembre è questo brutto mese, godiamo di questi ultimi attimi tenendoceli stretti, proprio in tutte le maniere possibili, respiriamo questa bella arietta, accarezziamo le nostre braccia nude ora che possiamo, accarezziamo gli alberi, pancia al vento, tutto. E poi dopo che facciamo? Poi stringiamo i denti, sopportiamo, magari scaldiamoci dentro, cerchiamo di basare il nostro quotidiano fluire su quello che c'è dentro di noi. Questo dobbiamo fare sempre, ma lì ancora di più, perché ci sono le avversità, le tempeste meteorologiche. Allora dobbiamo ancora di più far ricorso alla nostra interiorità, in condivisione con gli altri, con la profondità dell'altro. Teniamoci per mano, scaldiamoci. E poi arriverà, per fortuna, dopo un po' di sopportazione, la bellezza del marzo, che ancora non è tanto motivo di esultazione, però puoi dire è fatta, siamo usciti dall'incubo, l'incubo sta per finire, è fatta. E questo vale un po' in tutti gli aspetti della vita, nei momenti difficili. Stringiamoci, a volte ci verrà anche di inveire, ci verrà da lamentarci, però non facciamolo troppo, stringiamo i denti, perché tanto la lamentela, l'invettiva risolve qualcosa, no. Quindi cerchiamo di più di stringere i denti, sopportare stoicamente in tutte le difficoltà, attingendo dal profondo di noi, aiutandoci in un'ottica di collaborazione, però non di usarsi a vicenda, nella relazione con l'altro, abbracciamoci, sopportiamo stringendo i denti, sapendo che poi possono esistere per noi in futuro e per altri già esiste tuttora un male ben peggiore, quindi relativizziamo anche il nostro male, che magari relativizzandolo non appare poi così tanto orrido, e poi quando arriverà il momento scappiamo. Quando poi arriveranno... Ma mandate, ma vergogna, devi fare casino così, vergogna. Non sputo perché non voglio regalarvi il sacro nettare. Allora, dicevo, quando arriva poi invece il periodo di quiete, di serenità, di così, di minor assenza, no, minor assenza non ha senso, minor presenza di problemi, allora godiamone. Immergiamoci, apprezziamo i momenti belli, apprezziamoli, non diamoli per scontato. Cazzo, in questo mondo le persone danno per scontato i momenti belli come se dovessero essere eterni, oppure spesso non sei in grado di vederli i momenti belli. Vedete i momenti belli, non mettetevi a dare tutto per scontato e poi fa 40 anni, poi magari un giorno capirete 30 anni fa che belle quelle giornate. Lo devi capire adesso, però ovviamente ne godi, però con i piedi per terra, che non vuol dire non goderne a pieno, ne godi a pieno, però senza perché questo balbetto anche io, questo vizio collettivo, momenti belli, esaltiamo, oh sì, il male non esiste, tutto meraviglioso, momenti brutti, ma tutto è uno schifo, no, entrambe immature le posizioni, godiamo i momenti belli, ma calmi, pacati, la pacatezza, una parte di pacatezza deve sempre rimanere, poi ancora per terra, i momenti brutti, ok, è difficile a volte non ce la facciamo a non piangere, sopportiamo, però senza esagerare, mamma mia, cavolo, tolto il male fisico, quello veramente potente, non il mal di unghie, tolta il tuo sapere di magari di star morire per una malattia terminale, stessa cosa forse ancora di più per i tuoi cari, le loro malattie, le loro sofferenze, tutto il resto cos'è? Tutto il resto è un problema. È un problema in una persona che ancora deve evolversi. Non esistono problemi a parte le malattie gravissime e
e propri altrui e la dipartita altrui. Ovviamente non voglio sminuire, esistono nei momenti in cui ancora si è schiavi magari del giudizio altrui, schiavi degli irrisolti, delle ferite passate, e quelle non sono niente. Però ci si può lavorare, ci si può lavorare, è possibile. Per qualcuno sarà molto difficile, quindi non voglio sminuire l'impresa di qualcuno che riesce a emanciparsi da ferite passate. Però è possibile, è possibile quindi relativizzare. Ragazzi, vi abbraccio, abbasso settembre e viva marzo, viva marzo. Viva marzo, abbasso settembre in un contesto di gente completamente suonata che magari esalta questo mese, sì, il nuovo inizio, no? La retorica, il nuovo inizio, un po' come Natale, la nuova rinascita, ma la rinascita ogni giorno ci deve essere, se vogliamo parlare di rinascita, di nuovo inizio, dovrebbe essere quotidiana.